È arrivato l'inverno, ma siamo pronti ad affrontarlo. Guarda una raccolta di incredibili trucchi di vita per sapere come combattere il freddo e rendere più allegro il tuo periodo natalizio. Che bella mattina! Oh, sembra che io sia in ritardo per incontrare la mia amica. Mi lavo rapidamente i capelli e devo sbrigarmi ad asciugarli. Sì, cara, sto arrivando. Non senti il rumore dell'asciugacapelli? No, non è quello che pensi. È statico. Se la tua asciugatura può prolungarsi fino a Natale, usa lo shampoo secco. Avrai il tempo di lavarti e asciugarti i capelli. Non avrai più capelli sporchi sotto il berretto. Prendo la bici per andare all'incontro. Oh, potrei trasformarmi in un ghiacciolo. Devo avvolgermi in una coperta? No, non è una buona idea. Penso che preferirei camminare. La mia amica non è ancora arrivata. Sta cavalcando una tartaruga? Prendo il telefono per digitare un messaggio. Oh, il touchscreen non funziona con i miei guanti. Taglia l'isolamento e rimuovi il conduttore da dei vecchi auricolari che non usi più. Rovescia un guanto. Infila il conduttore attraverso un ago. Fai alcuni punti sul dito indice. Ruota il guanto verso l'esterno. Usa lo schermo del tuo telefono senza problemi. Abbellisci il guanto, attacca un fiocco di neve e delle perline. Le mie mani saranno calde. Non dovrò togliermi i guanti ogni volta che avrò bisogno di usare il mio telefono. Wow, guarda la mia amica! Ha un guanto Wi-Fi! Posiziona una custodia del telefono su un guanto. Traccia il contorno con un pennarello. Ritaglia un buco quadrato. Fai dei tagli extra sopra e sotto. Piega i bordi all'interno. Incolla a caldo la custodia del telefono al guanto. Inserisci il tuo telefono. È caldo e pratico. Puoi parlare al telefono senza toglierti il guanto, ma ricordati di tenere anche l'altra mano al caldo. Finalmente incontro la mia amica. Trova che il mio guanto con la cover del telefono sia incredibile. Se ti piace camminare nelle sere d'inverno, le tue mani potrebbero soffrire il freddo. Per proteggerle, usa la vaselina. Stendila sulle mani per evitare che la pelle si screpoli. Senti le urla che provengono dalle mie tasche? Sono le mie cuticole che inviano un messaggio di SOS. La mia amica mi dà il suo balsamo per le labbra. Perché? Povera sciocchina, la cuticola è sulle mie mani, non sulle labbra. Oh, ora capisco, è un trucchetto. Per idratare la tua cuticola, usa il tuo balsamo per le labbra e non ci saranno segnali di allarme. Dopo aver camminato, torniamo finalmente a casa. Ma non appena toglierò il berretto, i miei capelli inizieranno a fare degli elettrizzanti esperimenti. Forse potrei caricare il mio telefono in questo modo, ma l'acconciatura della mia amica è liscia e ordinata. Qual è il suo segreto? Lei usa un prodotto di bellezza speciale. Versa dell'acqua in un flacone spray. Aggiungi qualche goccia di olio di lavanda. Metti il tappo e agita. Spruzza il liquido sui tuoi capelli. Diventeranno immediatamente lisci e disciplinati. Dopo aver camminato, non riesco più a scaldarmi le mani per molto tempo. Allora, provo a mettermi davanti al camino. Per quanto riguarda la mia amica, sta facendo un bagno termico alle sue mani. Versa mezza tazza di latte in una ciotola. Aggiungi un po' d'olio di ricino, alcune gocce di olio di lavanda e 3 cucchiai di sale marino da bagno. Versa l'acqua calda. Immergi le mani. Mentre scaldo le mie mani, la mia amica prova altri modi per riscaldarsi. Un candelabro difficilmente potrà scaldarla e nemmeno una candela singola. Faresti meglio a provare la mia versione non alcolica del vin brûlé. Ti aiuterà a scaldarti proprio come il vino speziato caldo. Versa un po' di succo di ciliegia in una tazza e scaldala nel microonde. Aggiungi un cucchiaino di miele. Metti dell'anice stellato, chiodi di garofano, la scorza di un limone e un bastoncino di cannella. Decora la tazza con una fetta d'arancia. Tuttavia, la mia amica preferisce usare un altro modo. Crede di poter usare una candela per scacciare gli spiriti maligni del freddo dalle sue dita. La mia faccia diventa rossa quando fuori fa freddo, ma ho un rimedio speciale. Preparo del tè alla camomilla. Tira fuori la bustina, trasferisci il tè in una bottiglia vuota. Spruzza su un batuffolo di cotone e strofinalo sul viso. Non diventerai rossa quando fa freddo. La ragazza delle renne di Natale si è stancata, sta sbadigliando ed è pronta a spegnere la luce. Porta una luce notturna magica per creare un'atmosfera accogliente. Sbriciola il polistirolo in pezzi piccoli. Prendi un barattolo di vetro vuoto e una ghirlanda luminosa LED a batteria. Traccia il contorno della batteria sul tappo. Riscalda un coltello e ritaglia un buco. Incolla a caldo la batteria verso l'alto. Assicurati che l'interruttore della luce sia in alto. Metti la ghirlanda all'interno del barattolo, aggiungi il polistirolo sbriciolato, metti il tappo.
Ritaglia un cerchio di feltro per decorare il barattolo. Legalo con dello spago. Accendi la luce notturna. Questo vaso manterrà la luce durante la notte. Questa palla di Natale è troppo noiosa per il nostro fantastico albero di Natale, ma questo giovane Babbo Natale sa come aggiungere colori all'ornamento più semplice. Prendi una sfera di plastica vuota composta da due metà. Grattugia dei pastelli a cera di diversi colori all'interno della palla. Unisci le due metà, agita bene. Riscalda la palla con un asciugacapelli. I truccioli di cera si sciolgono all'interno. Metti un po' di glitter. Ora puoi appenderla sul tuo albero di Natale. Non è una semplice palla, ma un capolavoro di arte moderna. Pensi che la cosa più difficile del Natale sia scegliere i regali giusti? Ti sbagli! Prova a districare una ghirlanda luminosa. La mia amica conosce un trucchetto. Avvolge la ghirlanda attorno a una gruccia. Il cavo non si ingarbuglia in questo modo. Risparmierai tempo e pazienza prima di Natale. Al mio splendido albero di Natale manca un bel puntale. Facciamo un berretto in miniatura. Taglia un piccolo anello da un rotolo di carta igienica vuota. Prendi un filo rosso e taglialo in più pezzi della stessa lunghezza. Piega il filo a metà. Avvolgilo attorno al cartone e fissalo. Avvolgi l'intero anello in questo modo. Prendi tutti i fili e legali per fare una coda. Taglia l'eccesso. Abbiamo creato un pompon carino. Il minuscolo berretto mi sta bene, anche se sarebbe meglio abbinarlo a una piccola ragazza elfo. Ora questo simpatico berretto rosso si trasforma in una decorazione fantastica. Ho fatto un regalo alla mia amica, l'ho messo sotto l'albero. Trova il mio regalo cercando di indovinare cosa c'è dentro. C'è l'ultimo iPhone? Apre la confezione e scopre delle solette. Posiziona una soletta su un pezzo di geotessile, puoi comprarlo in un negozio di forniture per l'edilizia. Tracciala con un pennarello e taglia. Incolla a caldo sulla soletta, i tuoi piedi saranno caldi e asciutti durante tutto l'inverno. Che bel regalo, è proprio quello di cui ho bisogno per la mia amica! Pulisci l'interno di un tubo di patatine Pringles. Attacca il nastro biadesivo alla parete esterna, avvolgilo con della carta da regalo natalizia. Traccia la parte superiore della scatola sulla stessa carta. Tagliala e attaccala usando del nastro biadesivo. Inserisci il regalo e chiudi la parte superiore. Metto il mio finto regalo nella scatola. È un grazioso berretto. Taglia il pollice di un vecchio guanto. Arrotola il bordo. Prendi del filo di colore simile e una forchetta. Attacca un piccolo pezzo di filo tra i denti centrali. Avvolgi i denti con un altro filo. Lega il filo avvolto utilizzando la filettatura centrale. Toglilo dalla forchetta, taglia la parte superiore, fai un pompon morbido, cucilo sul berretto. Do il regalo alla mia amica, guarda dentro, tira fuori un minuscolo berretto. È un cappello da gnomo? Per cos'è? È facile, mettilo sulla lingua per tenerla al caldo durante le tue passeggiate invernali. Ho alcuni ornamenti per addobbare l'albero di Natale, li tengo nel mio armadio, li porto subito. Ops! Sembra che sia stato un anno difficile per le palle di Natale. Non avrei dovuto conservarle nel sacchetto, ma la reina di Natale ha un'idea. Metti dei piccoli ornamenti in una scatola vuota per le uova. Le palle di Natale saranno custodite in modo sicuro e protetto in questo pratico contenitore. Per mantenere i tuoi stivali asciutti usa un altro trucco. Grattugia una candela. Riscalda i truccioli nel microonde. Aggiungi un po' di olio di semi di lino e alcune gocce di olio di lavanda. Mescola. Distribuisci il liquido sugli stivali di pelle e lascialo impregnare per una notte. Dimenticati degli stivali bagnati, così si terranno asciutti quando fuori bagnato e freddo. Faccio uno scherzo alla mia amica usando la neve artificiale. Metti del bicarbonato in una ciotola. Aggiungi della crema da barba. Mescola bene. Questa neve artificiale è ecologica e sicura. Non si scioglie e non sporca. La mia amica entra nella stanza e improvvisamente arriva la neve. Che cos'è questo? Non sta nevicando fuori. Sorpresa, è la mia tempesta di neve portatile. La mia amica è andata sul balcone per nascondersi. La vendetta è più dolce quando viene servita fredda. Chiudo la porta del balcone e attacco dei fiocchi di neve scintillanti alla finestra. Stampa un'immagine di fiocchi di neve. Blocca sopra con del nastro adesivo un pezzo di carta da forno. Spremila con la caldo glitterata per creare fiocchi di neve utilizzando il modello. Quando saranno freddi, rimuovi i fiocchi di neve dalla carta da forno. Puoi realizzare un'intera nevicata scintillante. La reina di Natale si annoia sul freddo balcone e vuole rientrare, ma i fiocchi di neve hanno congelato la porta in modo che non possa essere aperta.
Ti sono piaciuti i nostri trucchetti invernali? Scrivi nei tuoi commenti quali userai. Assicurati di iscriverti. Metti il pollice in su e clicca sulla campanella per imparare altri fantastici trucchi di vita.